Tre partite in una settimana, un solo punto raccolto e la classifica che vive il suo momento più allarmante. Venerdì sera il ritorno al Palafiera dell'Italservice Pesaro dopo la doppia trasferta fra Ciampino e Nocera non ha avuto i risultati sperati. La metà Catania ha spugnato Pesaro 2-1 trovando un gol per tempo vanamente alleviato da un rigore di De Oliveira che ha apparecchiato un assalto finale senza premio. Secondo me possiamo fare di più, però dobbiamo fare i conti pure con gli infortunati. E questo, cioè, noi abbiamo, come ho detto prima, abbiamo i nostri due palleggiatori più forti fuori. E facciamo un po' fatica a uscire dalla pressione, queste cose. Però dobbiamo abituarsi perché loro resteranno fuori un paio di giorni. Però la squadra ha lottato, secondo me abbiamo giocato anche meglio di loro. Però nei dettagli hanno fatto due gol e abbiamo perso la partita. Però comunque bravi, i ragazzi hanno lottato fino alla fine. E sarà così, sarà dura fino alla fine, tutte le partite saranno dure. E dobbiamo cercare di fare i punti per muovere la classifica. Primo gol in sbaglio nostro e il secondo un po' di fortuna loro, che la palla è rimasta lì dentro l'area. Noi abbiamo preso tre palle, abbiamo preso. E quando la palla non entra e loro arrivano due volte e fanno due gol, non c'è niente da fare. Però, come ho detto, non dobbiamo cercare scuse, dobbiamo lavorare ancora di più. È la terza partita in sei giorni, non siamo in grado di farle. Troppi infortuni dall'inizio del campionato, siamo sempre così in recupero delle energie e non abbiamo proprio la lucidità. Adesso ci sarà una sosta, perché considero la Coppa Italia come una sosta del campionato per cercare di tenere almeno la posizione dei play-out, perché sotto spingono e potremmo pure rischiare la retrocessione diretta e questo sarebbe grave. Dobbiamo recuperare le energie e se ci si riesce, ma dopo da settembre, recuperare i giocatori, perché qualcuno deve fermarsi, questi qui non ce la fanno proprio più. Ora la classifica torna ad essere tremendamente complicata, con l'Italservice che ad oggi sarebbe ai play-out col Petrarca Padova con soli 3 punti di margine dalla retrocessione diretta. Beh, il play-out è sicuro, che purtroppo facciamo, ma la retrocessione diretta sono le ultime tre, se Cagliari e Pistoia vincono ancora, noi rischiamo anche quello, purtroppo però se non ce la fai non ce la fai e questo è quello che stiamo verificando. Una classifica allarmante, una squadra con le forze ridotte ai minimi termini che ora si proietta alle Final Four di Coppa Italia di Napoli, in cui l'Italservice è detentrice del titolo e che vedrà Pesaro sabato sera accoppiata in semifinale ai padroni di casa di Napoli, capoclassifica della Serie A. Cerchiamo di recuperare un po' l'umore, perché comunque su tre partite avevano fatto un punto, sicuramente poi come è andata Daniele e a San Giuseppe oggi, al di là dei punti, anche l'umore è un po' giù, però sicuramente andiamo giù per giocarcela, ecco. Speriamo di recuperare i ragazzi, ma come detto dobbiamo recuperare più che altro sia il fiato che il sorriso, ecco. Poi questa settimana sicuramente ci servirà per recuperare un po' tutto, ecco. Noi andiamo lì a cercare di fare il nostro, però secondo me è più importante le partite che mancano del campionato che la Final Four. Cioè, forse qualcuno non sarà d'accordo con me, però io la penso così. Però andiamo là, giochiamo tranquillamente, la responsabilità è tutta da parte loro e cerchiamo di fare qualche sorpresa, dai.